Ciao ragazzi, io sono Zero e oggi siamo su Bloodborne. Nella scorsa puntata, ovvero poco fa, sono riuscito a ammazzare il boss con il nostro bel bastoncino di legno. Ma adesso finalmente possiamo mandare a fanculo il bastoncino di legno, che sarebbe questo? No, in realtà lo tengo ancora, voglio tenere ancora questo coso perché quando diventa frusta puoi attaccare, come vi ho già detto, un largo bersaglio, diciamo così, tanti bersagli uno dopo l'altro. Però ho preso questo qui che sarebbe una specie di spadone martello. Ecco, prima di tutto vi faccio vedere un attimo di chi si tratta. Si tratta proprio del Kirkhammer, che sarebbe appunto una spada che toglie 105 e che poi si può mettere il bastone sopra. Adesso di potenza si vede la netta differenza tra 85 e 105. Scusate. E dopodiché ho preso anche la pistola di ripetizione, che però non posso usare perché devo avere l'abilità a 11 e la tinta del sangue a 8. Per adesso quindi usiamo sempre la pistola del cacciatore. Adesso io vorrei dirvi che ho capito più o meno tutte le statistiche di cosa trattano e cosa sono, diciamo, ogni statistica a cosa serve. La vitalità ovviamente è la vita, la resistenza ovviamente è la resistenza a tanti tipi di attacchi, quindi ad esempio resistenza al veleno, resistenza alla follia, tutte queste cose qui. Poi la forza ovviamente è la forza degli attacchi, e l'abilità invece serve ad utilizzare determinate armi che sono appunto, che serve appunto abilità. Armi però si intende come spade, spadoni, cose del genere, non armi da fuoco. E invece la tinta del sangue serve appunto ad utilizzare armi da tinta, cioè armi proprio da fuoco, perché se non avete abbastanza tinta del sangue non potete farlo. Arcano invece serve da alcune magie piccoline, diciamo, che possiamo usare, ad esempio, non lo so perché ancora non abbiamo incontrate, però so che servono a aumentare alcuni tipi di magie che non si usano come bastoni, cose del genere, però si usano sempre con l'abilità da guerriero, come delle magie da guerriero, in poche parole, cose del genere, ragazzi. Quindi adesso che mi sono appena svegliato, quindi sono un po' stordito, continuiamo la nostra avventura. Ecco, mi è scordato anche la parola. Se mi vedete diverso è perché mi sono appena svegliato, scusate, ma purtroppo cose che capitano. Adesso vi farò vedere il Kirkhammer di cosa è capace contro questi. Ok. Aspetta, dove cazzo spingi? Un attimo, tizio. Ok. Perfetto, questo è il Kirkhammer. Ho deciso che nel gioco maggior parte delle volte cercherò di utilizzare quante più armi baste è possibile. Cercherò quindi di variare tantissime armi, così da farvi vedere tutta la loro potenza e queste cose del genere. No, era il Perry. Vabbè, fa niente. Quindi io direi che quest'arma è molto potente per adesso. Allora, l'ultima volta ci eravamo interrotti dove c'era il boss, però adesso sono venuto di qua, perché di là c'è l'ascensore che non possiamo salire perché non funziona il meccanismo, eccetera, eccetera. Di qua quindi si sale, qui abbiamo esplorato tutto gli Unrealm, e di conseguenza andiamo di qua. Allora, io diciamo che vorrei farvi vedere per lo più non tutta l'esplorazione, eccetera, eccetera, perché altrimenti diventerebbe davvero troppo noioso. Vorrei farvi vedere per lo più le parti importanti, le strade che servono soltanto per progredire appunto al gioco. Se a voi sta bene, ditelo ovviamente nei commenti se vi sta bene oppure no. Altrimenti, niente, continuo a fare come sto facendo adesso, ovvero faccio vedere soltanto le parti più importanti, altrimenti veramente diventa troppo lungo. Quindi abbiamo ucciso questi bei cagnolini, uccidiamo anche quest'altro. Ciao Bobby, è un piacere. E allora, vediamo un po' cosa dobbiamo fare qui, a parte recuperare questa bella anima. Per l'amor di Dio, muori! Ok, fatto, povero cagnolino. Queste gabbie, questi bastardi li ammazzo prima, oltretutto per ricevere punti esperienza, ma in più perché questi bastardi escono dalle loro gabbie e quindi potrebbero fottervi. Qui non si bussa nessuno e andiamo avanti. Come possiamo vedere abbiamo 4 punti di fusione e li abbiamo presi, credo si prendano dal boss o da appunto dei specie di teschi che si incontrano qui. No, no, vai alla porta, stronzo! Ecco, o appunto dei... signora? Ho sentito, sì. Chiudersi in casa non è sempre sufficiente. Se voi cacciatori faceste il vostro lavoro, non saremmo ridotti così. È tuo dovere aiutarmi, hai capito? Ok, signora. Allora cosa mi dici? Hai intenzione di... No, affanculo. No, perché noi ancora... Sai, zitta. Ok, perché noi non abbiamo ancora scoperto un posto dove facciamo rifugiare la gente. Adesso vi spiego meglio. Prima di tutto ci sono due posti dove possiamo far andare le persone. Alla cappella, la chiesa, diciamo così è meglio, che si trova più avanti. E di conseguenza un'altra parte che sarebbe appunto la clinica di Josefka, che sarebbe la prima città, in poche parole, cioè la prima lanterna che troviamo in assoluto. E lì si può andare appunto da un'altra parte. Adesso guattiamo un po' di posti in giro, ecco. E qui c'è un altro bel posto lunghissimo da esplorare. Quindi io cercherò di utilizzare la scala.
Ma buongiorno! Questa parte qui purtroppo dobbiamo per forza esplorarla tutta, perché altrimenti non si può andare avanti. Dobbiamo uccidere tutti i nemici che ci troviamo di fronte. Come faccio a saperlo? Niente. Quindi, vediamo un po'. Lui è lì. Signore? Scusi, lei non mi vede. Ah, e non, se non lo sapete, a proposito, possiamo fare dei colpi potenti camminando dietro. Premete R2 premuto e boom, si stordiscono. E poi potete anche fargli un parry dopo di che. Cosa molto buona che ho scoperto da me, come al solito. Anzi, erano dei suggerimenti che c'erano per terra, ma vabbè, è sempre più o meno da me. E dunque, no. Ok, perfetto. Come sei morto carino. Dammi qui proiettili di mercurio. Va bene, quindi stavo dicendo che appunto se andate dietro potete ammazzarli in quel modo. E la rugiada serve, vi ho già detto, per aumentare i punti di Peter in sacco. Oh mio Dio, dei topi! E nulla, quindi vediamo se qualcos'altro c'è qui dintorni. No, niente, nulla. Lui. Buongiorno a lei, signore. Come va la vita? Perfetto. Ok, io non vedo l'ora di controllare il prossimo boss perché sono carico. Mi sono aumentato, come possiamo vedere, vi farò vedere, le statistiche di Arcano l'ho portato a 15. Dovrò portare tinte del sangue a 10 e abilità a 12. Dopodiché potremo usare quasi ogni arma esistente sulla faccia della terra, sulla faccia di questo gioco. Per questo voglio appunto aumentare prima queste statistiche, prima di poter aumentare le altre statistiche, ovvero forza, vitalità, bla bla bla, eccetera, eccetera, eccetera. Qui c'è un altro posto completamente pieno da esplorare, ma io andrei prima di sopra perché ho visto delle scale prima per salire, cioè non delle scale, un padiglione dove si poteva direttamente buttarci giù. E quindi andiamo a vedere prima di che si tratta lì, poi scendiamo di nuovo e andiamo avanti. Cose davvero interessanti da fare. Allora, scendiamo qui, scassiamo un po' di scatole con le capriole, perché è sempre divertente rompere le scatole con le capriole. E qui, allora, come possiamo prendere questo aggeggio? Qualcosa da un ciottolo. Vai col ciottolo. What? Sul serio? Ok. Va bene, non mi aspettavo che il ciottolo fosse così devastante. Almeno abbiamo trovato la sua utilità. Vai ciottolo. Ah, ho mancato. L'ho mancato, ok. Vai. Mancato di nuovo, ok. Vai. La porca puttana. Vai. Mi sta prendendo per il culo o cosa? Ah, ok, devo mirare io con la telecamera per lanciare il ciottolo dove voglio. Comprendo, comprendo. Allora, di qui adesso non si può andare più da nessun'altra parte se non in quella porta. Quindi andiamo di qua in questa porta e vediamo cos'altro c'è da esplorare in questa bella porticina. Non vedo l'ora di prendere delle armi un po' più potenti, perché il kickhammer è bellissimo, per carità. Però è sempre un po'... Ciao, cacciatore. È sempre qualcosa di un po' inferiore a quello che si potrebbe aspettare. Ma chi è lei? Sei un cacciatore, vero? Vieni da fuori. Sei rimasto invischiato in una brutta storia. Proprio stanotte, fra tutte le notti. Ecco, per dare il benvenuto al nuovo cacciatore. Preparati il peggio. Non ci sono più esseri umani. Va bene, qualcos'altro? Sai anche che succede? Oh, boh, ok. Va bene, altra roba? Smettila di fartela un cacciatore. Va bene, a parte insulti, cos'è? Nessuna pietà per cacciatori di cacciatori. Perché dovrei ammazzare quest'uomo? Fammi capire, perché? Nessuna pietà per cacciatori di cacciatori. Nah, mi è così simpatica. Cercherò di non ammazzare nessuno nel gioco, perché sapete che dentro i Souls, se ammazzate qualcuno sono cazzi amari, perché potrebbero, diciamo così, avere cose importanti che voi potreste non aver ricevere più se li ammazzate. Quindi tutte queste cose qui che preferirei evitare, altrimenti per superare il gioco ci vogliono le botte di culo. Adesso, detto ciò, dove possiamo scendere? Dica. Lo so, signora piccola addirittura, mamma mia. Vediamo un po' di scendere qua sotto. Va bene, non mi sono fatto molto male. Comunque, dovevo dirvi un'altra cosa e me la sono anche dimenticata. Porca miseria. Vabbè, continuiamo ad andare avanti, se mi viene in mente ve la dico, altrimenti via. Allora, adesso siamo qua. Bene, giù cosa c'è? Un paio di coglioni. Andiamo a ammazzare prima questi sopra, perché altrimenti ci cecchinano da giù. Mamma mia! E la peppa manco Assassin's Creed. Ok,
dietro qui non ci prenderanno mai. Oh, salve. Dio il crispo. Stai fermo. Cadi. No, non pure io. Mamma, sto facendo delle cazzate una dopo l'altra. Ok. Sconcarlo. No! Tu, tu vuoi stare un po' fermo per l'amor di Dio? Basta! È per la miseria! No, ho fatto una cazzata di nuovo! Allora, scusate un po', ragazzi. Qui sto facendo cazzate su cazzate, quindi. Crepi, buon uomo! Crepi! Non ne dico nulla, non ci preoccupo. Bene, abbiamo... Da me? Ok, fiala di sangue. Not bad, not bad. Chi è che sta sparando? Vabbè. Allora, quindi abbiamo... siamo già scesi giù e viva. C'è un modo per salire di nuovo o devo purtroppo rifarmi tutto il bordello a piedi? Dimmi che c'è un modo per salire, ti prego. Lì c'è un cadavere. Qui ci sono due ratti. Ehi, due ratti? Ehi, ciao Bobby. Ok. Morti. Il kickhammer è buono sinceramente contro tutte le armi pesanti, vorrei dirti, che sono molto efficaci contro nemici lenti o perlomeno grossi, i quali non possono colpirvi insomma quando fate il vostro attacco, perché la nostra arma, visto che è lenta, è difficile colpirli se sono molto veloci, cosa ovvia che vi sto dicendo, però è sempre meglio precisare perché non si sa mai ciò che potrebbe succedere. Allora, qui si va avanti e qui c'è una scala per tornare su. Quindi io direi di tornare su perché ci siamo lasciati un po' di cose arretrate. Anche se vi ho detto che vorrei fare questa serie un po' più veloce, diciamo, non esplorando tutto, eccetera, eccetera. Però esplorazione ce l'abbiamo nel sangue, ragazzi, o almeno ce l'ho io nel sangue, mi piace esplorare. Per cui cercherò di esplorare quello che posso fare, quello che posso esplorare. E dopodiché, nulla, vediamo un po'. Chi è lei? Piano, ragazzi, mi ricordate la tecnica zero. Questa. Grande. Pro. Danni. Ok, qui si può bussare qualcuno? No. Non so perché facevo da sorvegliava insomma un cancello vuoto. Qui c'è qualcuno. Miserabile straniero, si di convincermi a legge. Quale abisso di debra. Grazie. Ma vaffanculo, ok. Questa gente è proprio strana. Secondo me si è bevuta qualcosa. Ma chissà, stare chiusi lì dentro senza cibo né acqua non la vedo una grossa idea, però. Ah, giusto, giusto. Qui ci apriamo un bello shortcut. Che è qui, perfetto. Quindi nel caso dovessimo morire, qui c'è la lanterna, possiamo tornare qui. Ora però vorrei sapere dov'è che porta questo. Ah, ok, ok. Qui c'è il gigante, poi c'è un tizio con il cane, capisco, capisco. Quindi torniamo un'altra volta giù e andiamo avanti perché altrimenti qui non ci si sbrighiamo mai. Troppa esplorazione in una sola volta. Oh mio Dio! Lì, lì, qui non ci sono andato. Ui, Bobby. Bravo pennuto di merda. Pennuti di merda. Contro i pennuti è meglio usare questa qua. E poi devo essere sincero. L'ho proprio nel corso video, anche negli altri questi video, l'ho proprio fatto una merda sta cosa. Nel senso dicevo che c'era scritto, eccetera, eccetera. In effetti contro un suo nemico grosso, o almeno contro i boss, fa davvero pena, sì, questa cosa fa davvero pena. Però contro tanti nemici è davvero l'arma più efficace che io abbia mai visto fino ad ora. Quindi non so se sia il caso di dire che arma di merda, cose del genere, perché sinceramente non è male. Ma comunque preferisco il kickhammer al momento, visto che... Ehi, io qui mi brucerei le mani, ma vabbè, cose sue. Comunque, stavo dicendo, abbiamo trovato anche dei teschi là per terra che sarebbero la conoscenza del folle, teschi di un saggio folle uso per avere punti intuizione. Se usiamo questa roba, riceveremo punti intuizione, che sarebbe lì a destra, che vedete siamo arrivati a 6, dopodiché potremo spenderli in potenziamenti di armature, armi, eccetera, che si trovano appunto al sogno del cacciatore, e possiamo sempre prendere da lì. Quindi, cosa molto utile secondo me da utilizzare, e quindi... yeah! Giusto? Comunque, direi che abbiamo esplorato molto in questo episodio e la cosa non è che mi sia andata tanto bene. Continueremo a esplorare la prossima volta, intanto esploro la parte superiore che sono sicuro che non c'è niente, se c'è qualcosa, insomma, parte la registrazione dentro il video che uscirà dopo. Quindi, spero che il video vi sia piaciuto, se sì, commentate, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace. Noi ci vediamo come sempre e come al solito in un prossimo video gameplay, aspettate. Ecco, e bye bye.